È stato fatto un lavoro molto importante, innanzitutto di ricerca documentaria, perché la ricerca sulle fonti e sui precedenti restauri, da quello del Cavalier de' Baccivenuti fatto nel 1913 e gli altri due meno documentati, soprattutto la cosa importante di quest'opera è stato lo smontaggio della carpenteria e delle tavole dipinte, perché sono due lavori fatti da Jacopello del Fiore. Le tavole e la carpenteria, probabilmente la bottega dei Moranzone, ma non è certo che si siano, diciamo, che abbiano dialogato troppo, perché ci sono dei ripensamenti, si vedono tra le tavole e la sovrammissione di questa carpenteria così ricca e importante, che tiene insieme, diciamo, le 12 tavole, 12, non 16 come si è soliti dire, perché le tavolette con i mezzi busti sono due, non sono sei, e questa è una delle cose che sono venute fuori anche con il restauro. E pensate che è uscito fuori un fondo oro particolarissimo, con una lamina molto spessa, molto pesante, per poter effettuare delle lavorazioni sull'oro, tipo lo sgraffito delle ali degli angeli e delle vesti degli angeli dell'incoronazione, che è particolarissimo ed è veramente fatta da un maestro come Jacopello. Sono molto contento che sul desiderio della comunità, non solo ecclesiale, ma anche tutta la comunità cittadina di Teramo, della provincia, possa vivere questo momento, perché credo che il Policlinico sia per tutti un segno non solo del cammino che la comunità ecclesiale ha vissuto, ma soprattutto può essere, e io sono certo che lo sarà, un segno, un punto di riferimento per ripartire con fiducia. Ecco, il ritorno del Policlinico può essere, solo certo, una grande occasione per sperimentare la presenza del Signore in mezzo a noi. Abbiamo l'immagine, probabilmente la prima immagine storica della città di Teramo, di interamnia tra due fiumi, è racchiusa all'interno delle mura, e anche questo è un ulteriore elemento che ci ha spinto a sostenere il lavoro della sovrintendenza per la restituzione del Policlinico alla città.